Il primo scoglio che la Trentino Betclic si troverà dinanzi nella semifinale di Champions League, sabato 26 marzo al Palaonda di Bolzano alle ore 15, si chiama Jastrzębia, squadra del sud della Polonia che sbarcherà per la quarta volta nella sua storia in Champions e per la prima nella Final Four. Nessuna wild card della CEV, come è successo nella scorsa edizione, solo meriti sportivi, visto che nell'ultima stagione il Wigel ha vinto la Coppa di Polonia e giocato perdendo la finale scudetto contro il Bełchatów. Nel 2004 la società è stata acquistata dall'azienda che gestisce le miniere di carbone del sud della Polonia, sono dunque arrivate maggiori risorse economiche e la squadra è andata via via rinforzandosi. Il primo punto fermo della società è in panchina, dove siede l'ex gialloblu Lorenzo Bernardi, che ha proseguito la tradizione italiana sulla panca dello Jastrzębia, dove prima di Mister Secolo si era accomodato Roberto Santilli, ex Latina e Verona. La rosa può contare sul palleggiatore della nazionale polacca, Lomaz, sull'opposto ucraino, Judin, sull'ex schiacciatore australiano di mezzo lombardo, in A2, Benny Benjamin Hardy, che tornerà quindi a Bolzano dopo aver giocato nel capoluogo altoatesino nel primo anno di A2 del Südtirol Volley. Fra gli altri spiccano due nomi noti come quello dell'opposto sloveno Gasparini, ex Bled, avversario di Trento nel 2009, e del martello Vica, che ha sfidato la Trentino Betclic nei quarti di finale della passata edizione con la maglia del Resovia, ma che Bernardi considera solo l'alternativa del più affidabile Divis. Il resto del programma prevede, alle ore 18, sempre di sabato 26 marzo, la sfida tutta russa tra lo Zenit Kazan e la Dinamo Mosca. Domenica 27 marzo, sempre al Palaonda, la finalina per il terzo quarto posto alle 14.30, mentre la super finale di Champions League sarà alle ore 18. A regnare sovrano nei playoff 6 è stato l'equilibrio, ogni confronto si è infatti deciso al Golden 7. Chissà cosa riserverà la Final Four, targata Bolzano.